una lavoretta, poi una... terminiamo. Visto che anche l'attività seminariale, cioè non è una conferenza in senso strettissimo proprio. Non l'ho pensato per farlo. Certo. Sì, quella di Gustavo, cioè, non è rivolta al passato ma al presente, anzi forse al presente e al futuro, perché ho compreso, no, che Gabriele, che Nilma in particolare, ma forse anche altri, lo dirai tu, sono in una rotta di collisione, insomma, con il pensiero liberale, e però nel Novecento quel pensiero forse non è più considerato vitale, però è quello rimasto vivo nello scontro con lo scontro fra i blocchi. Quel pensiero si è incaricato di tentare di costruire la gestione politica, la convivenza politica, che faceva riferimento alla Londra, insomma, settore inglese o americano, la Londra di questi anni, di questo presente, che è un crogiuolo, volenti o nolenti. Ecco, una prospettiva come quella della democrazia radicale, Milba, come Milba, Carlo, che non li conosco. Certo. Certo, ma proprio entrando a gamba tesa, visto che l'argomento è appunto immediatamente politico, e il movimento il movimento teologico in generale, alcuni dicono non è un movimento, è semplicemente il titolo di un libro, perché il primo libro si chiamava Radical Orthodoxy, dicendo sostanzialmente che solo Milbank di fatto che l'unico membro di questo movimento, in realtà non è vero. Comunque chiamiamolo movimento per comprenderci, ha appunto secondo un commentatore procede in questo modo, procede dalla critica postmoderna della modernità epistemologica per recuperare il livello ontologico pieno e poi declinarlo in senso politico, quindi questa strategia. Quindi la ricaduta ultima sarebbe quella della politica. Il problema è che la visione della politica che propone Milbank è una visione post-secolare, quindi una visione dove la fede cristiana ha un ruolo di organizzatore, cioè che noi a partire da premesse immediatamente liberali facciamo fatica a concepire, cioè non è uno degli interlocutori ma sarebbe l'interlocutore adeguato per ospitare le altre realtà. Ad esempio la proposta di Milbank, proprio per entrare nel... C'è un articolo pubblicato su Oasis, la rivista fa riferimento al Cardinale Scola, e nel dialogo Islam-Cristianesimo, ed è questa portata avanti con l'allora primate anglicano Rowan Williams. Concedere in Inghilterra, sul modello, come si dice, delle corporazioni e delle stratificazioni, per così dire, analogiche della società medievale ripensata oggi, concedere alla comunità islamica di applicare la Sharia fin dove non contraddice alcuni principi più importanti, no? Secondo la sussidiarietà, col presupposto che la comunità cristiana è in grado di ospitare l'altro, ma proprio perché è cristiana, cosa che la comunità islamica in quanto islamica non riuscirebbe a fare per le sue premesse culturali. E quindi pensare anche una società, no? In forza del principio comunitario ha legislazione molteplice ma ordinata, quindi analogicamente, no? E, per dire, quindi una proposta piuttosto forte, no? E, perché il cristianesimo ha questo primato? Perché sul primato del cristianesimo chiaramente Milbank non retrocede di un politicamente,
di un passo, perché il cristianesimo è quella religione che ha al suo interno il sistema antivirus, diciamo, nei confronti del potere più elaborato, che è la croce di Cristo. Cioè è quello che più riesce, se praticato correttamente, chiaramente, a immunizzarsi dalla deriva demoniaca del potere. Per cui trova al suo interno un principio di self-restraint, per dirla all'anglosassone. E questo lo rende capace di ospitalità. Come dicevo prima, è l'unica Weltanschauung, diciamo così, a sostenere la coincidenza prima e ultima di essere pace. Quindi il male non è concepito al suo interno come strutturale, ma è una privatio, boni debiti, è una contingenza che è accaduta ma non è strutturale, perché la vita trinitaria dalla quale procediamo e alla quale ritorniamo è pace. Pace declinata come? Non come completa omogeneizzazione, né come differenza anarchica, ma come differenza nell'unità. E pertanto ha i presupposti per persuadere ad una politica di questo genere. Gli altri sistemi no, compreso il liberalismo, che di fatto vive del suo nemico, è un sistema manicheo, come ha illustrato in maniera, a mio parere, abbastanza convincente la storia intellettuale del liberalismo del francese, adesso i nomi sono un disastro, mi verrà in mente, comunque Pierre è qualcosa. Per cui col quale Milbank entra in dialogo. La sua strategia è una strategia di persuasione, cioè risponde a un criterio in senso alto estetico, ma io non posso importi né razionalmente né tantomeno dal punto di vista della fede l'adesione al cristianesimo, però ti posso mostrare come il cristianesimo ha delle caratteristiche convenienti alla convivenza sociale pacifica che gli altri sistemi non hanno. Poi ne discutiamo, perché lui dice non c'è un sistema umano che non sia religioso, anche la secolarità produce una religione secolare che, ahimè, come sappiamo, chiede molti più sacrifici ed è molto più violenta. Pensiamo alla religione del consumo e delle banche che attualmente governa l'Europa, di quanto non siano alcune grandi religioni tradizionali. Poiché l'uomo senza religione non si dà, occorre non chiedersi religione sì, religione no, ma quale religione. E il cristianesimo, secondo lui, ha le carte migliori per essere accolto. Va un po' sulla linea del discorso di Benedetto, ma la modernità si è costruita in parte sul detto di Grozio, et si Deus non daretur, provate invece a vivere come se Dio fosse, riutilizzando la filosofia del come se. E non riuscite ad abbracciarla radicalmente, ma provate a sperimentare le risorse che la storia, la tradizione vi offrono per ripensare la società dopo l'evidente fallimento dei tentativi secolari. È una proposta, non è che sia la verità. In questo ambito non è che dici, non fai il sillogismo, poi lo usi in testa agli altri. Chiaramente. Prego. Sono una curiosità, se è presente Barthes. Barthes è presente e viene, come si dice, citato in uno dei saggi del saggio di Milbank sulla conoscenza teologica presente nella prima opera, come colui che, a parte chiaramente il privilegio di Lubach, ha offerto un assetto che più si avvicina alla sensibilità ortodossa radicale, con una differenza però,
Cioè data ha offerto sì. Dal punto di vista dell'analogia? No, non tanto non dal punto di vista dell'analogia, dal punto di vista della ricomposizione dal punto di vista, diciamo, del recupero del valore della fede in ambito conoscitivo, no? Cioè, non è la fede, non è solo passione, non è solo, cioè, ha ridato spessore al discorso della fede. Però, dice Milbank, e Barthes ancora, come si dice, quindi la nuova ortodossia sarebbe, e quindi i suoi seguaci fino a Jungel, eccetera, secondo lui sarebbe ancora, non sarebbe libero dalla pregiudiziale moderna della separazione. Cioè, all'interno della separazione ha recuperato la fede, ma si muove sempre in un orizzonte di fondo kantiano. Cioè, Kant è il filosofo del protestantesimo, tra virgolette, ed è per questo che si scaglia violentemente contro l'analogia come... non l'analogia fidei, no? L'analogia cosiddetta naturale, come frutto dell'anticristo, no? Perché non riesce a vedere la natura così come la pensa ad esempio Tommaso, come come ciò che è orientato alla divinizzazione. No, appunto, infatti non so se eri presente al convegno a Modena. Sì. Io dopo ho fatto l'intervento. Ho fatto l'intervento dopo, perché tu te ne sei andato prima. Io, esatto, io ho, cioè, sto lavorando, perché il secondo convegno che faccio, uno l'ho fatto a Berkeley negli Stati Uniti e uno l'ho fatto a Modena. No, ma perché, come diceva Guccini, no? La strada di Kerouac, sono i nomi che si fregano. Lui dice da Omaha a Tucson, noi diciamo da Piumazzo a Sant'Anna Pelago, sono i nomi che si fregano, ma la realtà è quella lì. Quindi Berkeley e Modena è sempre una città, ma Berkeley è tutto un altro ristorante. Sono gli americani, si fregano con la lingua, eccetera. No, comunque, a parte questa cosa qua, sto lavorando per ad un articolo, però voglio fare con calma, proprio per mostrare come Rosmini sia un autore da inserire nella modernità alternativa proposta alla Radical Orthodoxy, per il motivo per il modo in cui pensa Fede e Ragione. Lì a Modena ho fatto vedere l'aspetto della grazia come graduale, partecipativa, che emerge molto bene in Rosmini, Antropologia soprannaturale, e poi anche per la parte politica, perché non sono assolutamente convinto che Rosmini sia un liberale così come oggi noi pensiamo i liberali. Cioè, a me i libri Rosmini e Hayek alla Muscolini, cioè, oppure la lettura di Antiseri, sinceramente la trovo repellente. Quindi con l'orientamento chiaramente alla teosofia, loro non lo conoscono per niente, e appunto volevo scrivere proprio per New Black Friars in inglese un articolo nel quale propongo alla loro attenzione Rosmini, quindi cadi proprio a... cioè è giusta secondo me l'osservazione. E il problema appunto, cioè, Barthiano, è che lui vuole recuperare la densità della fede all'interno, però senza liberarsi di un pregiudizio separatista. Quindi, d'altra parte, consegna la ragione ad un'autonomia malintesa autoreferenziale, cioè che è quella che è il dispositivo ancora moderno. E in quel modo lì chiaramente non c'è possibilità di apertura. Se invece Milbank, chiaramente, che procede chiaramente da una prospettiva teocentrica. Io dico, Milbank, la differenza tra Milbank e Rosmini è che Milbank, per contrapporsi a certe derive post-radenriane, con De Lubac recupera l'approccio teocentrico, quindi procede da Dio e dice... No, perfettamente. Però dico, sai che si attribuisce una svolta antropologica a Rosmini? Rosmini arriva alla teosofia, però procede, diciamo, da un percorso molto prossimo all'umano, no? Però vanno insieme. Oltretutto Rosmini, dico io, servirebbe anche per salvare un po' Scotto, poverino, perché lui dice l'univocità non è direttamente contrapposta all'analogia, no? In una bella lettera alla fine dell'introduzione alla filosofia dice
l'univocità dell'essere non esclude la sua declinazione modale, quindi riesce un po' a ricomporre da un punto di vista teoretico le due scuole, che insomma è diventata anche un po' una barzelletta questo antiscotismo alla lunga, insomma. Però è in questo molto molto interessante, infatti vorrei proporlo appena posso, insomma, col tempi del caso, insomma. Vai. Io sono un estimatore di Fabro, mi chiedevo se lui che ripropone la partecipazione ha avuto la possibilità di leggerlo, perché poi Fabro è ancora quello di inglese, però lui è stato per la tesi, io l'ho chiesto personalmente, perché ho una nota nel mio libro su Fabro, e nel quale lo definisco, tra virgolette, il suo tentativo. Un tentativo, diciamo fabriano, adesso per dire, però dopo de Lubac, cioè sai che Fabro, almeno nel libro, il primo, la nozione metafisica e partecipazione, tende a separare, no, i due ambiti, anche perché proprio il magistero voleva quello in quel periodo, non poteva fare altrimenti, cioè, anche volendo, no? Quindi c'è una partecipazione in ordine all'essere, una in ordine alla grazia e alla gloria, ma sono proprio. Sono separate perché il paradigma neoscolastico voleva quello, e lui lavorava in filosofia, quindi non voleva avere problemi con i teologi, insomma, quindi anche perché De Lubac gli hanno fatto pagare in maniera molto forte il tentativo di oltrepassare il dualismo, e quindi rimane, e secondo me dal punto di vista generale teologico è un po' deficitario in questo senso, ma esatto, sì, nel senso che l'unica cosa che c'è è quella lì, cioè nel libro le parti relative alla grazia sono presenti, sono citate, fa vedere che la partecipazione opera anche lì, ma le separa. E quindi è secondo me è una ripresa della linea. Chiaramente Milbank non cioè più strategico, come avete visto, non entra nel dettaglio della costruzione teoretica, perché non è il suo proprio, lui fa il grande quadro, no? Poi sarebbe interessante invece una ripresa, secondo questo cambiamento di paradigma, di quello che Fabro ha detto e ha scritto, no? Cioè uscendo dalla dicotomia filosofo-teologo, insomma, e riportarlo su uno stile quale quello di Tommaso, che ti fa il De Homine e ti dice: dal punto di vista teologico, cioè in quanto teologi, noi parliamo di più dell'anima rispetto al corpo in quanto tale, procediamo dall'anima, te lo scrive proprio, però parla di antropologia filosofica alla fine, non so come dire, per noi questo. Poi ho chiesto personalmente, appunto dicevo a Milbank, e mi ha detto che ha letto Fabro con grande piacere, legge in italiano, perché lui è stato in Italia per la tesi su Vico, è stato un anno e mezzo a Napoli, e all'istituto di studi vicchiani, per poter portare avanti la tesi. Quindi è stato in Italia, ha letto, diceva lui, da giovane, appunto, quando era studente, e ha letto Fabro. Di Fabro però, soprattutto poiché ha questo stile genealogico più che immediatamente teoretico, cioè inserisce le considerazioni teoretiche in una narrazione, come oggi si tende a fare per lo più, e di Fabro ha colto, secondo me questa è la genialata più forte, tutta la derivazione storica del pensiero alla partecipazione. Cioè per Milbank è fondamentale anche qua la distinzione tra un neoplatonismo, tra virgolette, sterile, che è quello di Plotino, che conduce secondo lui necessariamente a una visione autoreferenziale e razionalista e o nichilista, invece con il neoplatonismo di Proclo Giamblico, al quale Fabro fa riferimento per spiegare la derivazione della linea partecipativa di Tommaso, che guarda caso punta su Dionigi. Mi sono stupito, insegnando da un paio d'anni
proprio sul testo di Tommaso, il De Omine, mi sono stupito del fatto, di questo fatto, la presenza di Dionigi Areopagita nel trattato De Omine è diffusa e sostanzialmente offre lo sfondo ontologico per comprendere la dottrina dell'unicità della forma sostanziale dell'anima razionale, come, e il fatto che virtualmente non c'è bisogno di tre anime perché virtualmente l'inferiore è contenuto nel superiore, quale suo gradino, cioè, è Dionigi. Quindi lo sfondo, e Tommaso si vede benissimo, vuole rispondere a certe aporie dell'agostinismo su uno sfondo dionisiano utilizzando i tools, gli strumenti di Aristotele. E lì c'è la grande originalità di Tommaso, che non è aristotelico piuttosto che, cioè, quelle categorie un po' le scolastiche che hanno, come la musica balcanica nella canzone Il primo maggio di Elio, alla lunga, esatto, rompono, saranno anche belle ma alla lunga, ecco. Allora, e questo secondo me è un'intuizione straordinaria. Se poi la si aggiunge, questa intuizione fabriana eccetera, molto coltivata da Milberg, agli studi della, un po' dimenticati, della professoressa D'Ancona Costa sull'origine dionisiana dell'ipsum esse subsistens, dell'ipsum esse, cioè si apre veramente un orizzonte teologico straordinario. Cioè la nozione di ipsum esse subsistens nasce in ambito teologico contemplativo. Il pagano, come direbbe Funari, gna fa, non ce la fa, cioè non ci arriva. E secondo me, dal punto di vista di un teologo, è una cosa estremamente bella. E poi l'hegeliano che c'è in tutti noi protesta, però bisogna decidere da che parte sta. Posso fare una domanda io? Prego, prego. Da laico provocatorio. Sì, come vuole. Mi ha molto strabiliato quell'affermazione che hai detto prima, che riconosce Milbank alla fede cristiana un ruolo organizzatore, di interlocutore adeguato per ospitare altre realtà, no? Sì. E allora mi stupisce un attimo di questo, che una struttura costruita sul sacrificio umano, in cui che sacrifica il figlio per, è nata come struttura di potere, perché quello che si presenta è Cristo, non è il momento della gloria, come dire, del sorte, del trionfo sulla mamma, sullo strumento dell'oppressione, e quindi dell'autorità, del potere esercitato, mi fa pensare che non lo faccio adesso perché sono passati i tempi delle crociate, non per se si potesse, che qui ci starebbe anche bene, perché sì. Un musulmano che si deve sterminare, si deve una cosa santa, insomma. Sì, beh, proprio perché laico non può se è laico, se uno è laico, il fondamentalista gli sta un po' sulle scale. Quindi dicevo, il fatto di riconoscere questa capacità di accoglienza, se avesse detto, non so, il buddismo è accogliente, ma il cristianesimo, il buddismo è una teocrazia e non ha conosciuto altre forme dove in Nepal, dove si è stabilito, che come teocrazia. E se no, ognuno lo vive individualmente, si mette lì, esatto, ma dove si è stabilito come principio sociale è teocratico. No, il cristianesimo invece, per Milman, che non lo legge così, lo legge appunto come fatto che i sacrifici umani sono finiti perché Dio ha finalmente fatto capire, ci aveva tentato già con Abramo. Se noi leggiamo Genesi vediamo questa cosa strana, no? Il paradosso Kierkegaard eccetera, l'ettico, il religioso, e gli esegeti ci hanno aiutato invece a capire questa cosa. Abramo vive in un contesto politeistico, ha la sua rivelazione che gli ha detto esci, vai dove io ti indicherò, quindi sembra uno scherzo di Woody Allen, perché esci, vai dove io ti indicherò, dici dove? Nord, sud, est, dove io ti indicherò, quindi è già un paradosso. E a un certo punto gli dice: hai avuto il tuo unico figlio, sacrificalo. Allora gli esegeti ci hanno spiegato che nella terra dove viveva Abramo era pieno di culti cananei dove il sacrificio umano era la regola, e lui in un qualche modo si chiede se deve adeguarsi
Perché se amare Dio significa ammazzare proprio figlio, io che non lo ammazzo amo meno Dio. E allora è in questo senso da leggere la narrazione, con la rivelazione definitiva di Dio che dice no, io sacrifici umani non ne voglio. Perché non ne vuole? Perché la verità della religione cristiana non è che si sacrifica un uomo, ma è che Dio che assume la natura umana si sacrifica. Quindi è la fine dei sacrifici umani, perché l'unico che ha diritto a sacrificarsi è il Signore, che non esige da noi sacrifici, ma semplicemente godere di quella vita che Lui ci ha donato. Vengo perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Non sono venuto a giudicare, ma per donare me stesso. Allora, redimi. Quindi, vista da questa ottica, che è quella del credente, non del laico, perché il laico è chiaramente, vedendola dal suo punto di vista, non riesce a vedere nella dedizione, nella croce, come Giovanni immediatamente la gloria dell'amore. Ci vede uno strazio, uno sfacelo, quindi lo legge in termini di potere, dice il potere ha fatto fuori il figlio di Dio, quindi si è in un qualche modo si è legittimato, e chi non vuole crocifiggere fa il crocifisso, quindi scegli tra essere oppressore o oppresso. Allora dice, vabbè, c'è quello che sceglie di essere oppressore perché non vuol fare del male, c'è di essere oppresso perché non vuol fare del male, quello che invece greed is good, l'avarizia è buona, eccetera, fa del male. Invece il cristiano lo vede in una maniera diversa, cioè vede che nessuno ha diritto di sacrificare il fratello, perché l'unico che ha diritto di sacrificarsi è Dio stesso, che dona. Quindi donandosi trasmette la vita. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se muore dà molto frutto. In più, il cristianesimo porta a ultima verità quello che è ancora in nuce presente nella rivelazione ebraica, cioè l'unica immagine di Dio legittima qual è? Quella del volto del fratello, perché è l'uomo che ha fatto immagine e somiglianza di Dio. Levinas è arrivato dopo un po' di tempo, gli ebrei un po' di difficoltà, ma l'unica immagine legittima di Dio è quella del tuo e dell'altro uomo. Quindi, se stiamo al cristianesimo, è questo. Chiaramente poi il cristianesimo può essere declinato in una maniera fortemente sacrale e separatista e oppressiva, ne abbiamo fatto esperienza nella storia, però sappiamo che è un tradimento del Vangelo, mentre per l'Islam, perché ne dicano che non è quello che è, non possono negare che Maometto con la spada entrava nella Mecca e imponeva la sua legge, mentre per il cristianesimo, se tu fai una scelta differente con la croce in mano, sai che puoi essere accusato ogni giorno di andare fuori dal seminato. Questo che intendevo dire, cioè quando Gesù è così duro con i farisei, con quelli che si vestono strani, con le lunghe maniche, i vestiti appariscenti, che si fanno chiamare padre e vogliono il riconoscimento della gente, siamo ancora, cioè fa la critica religiosa della religione. Quindi è una presa di distanza dalla deriva, ma è chiaro nel Vangelo se uno lo legge con attenzione. Nei altri modelli non è così chiaro, secondo me, però se ne può discutere. Per cui, effettivamente, se tu riporti il cristianesimo al suo principio, che è quello dell'agape, che è per Bilbao che c'è tutta una riflessione sul senso di agape, cioè che non è puro dono, perché il puro dono è faraonico, individualistico, ma è dono scambio, cioè è quella donazione che ti permette la reciprocità, quell'apertura di relazione che ti permette la vita fraterna e amicale, e allora diventa questo principio. Chiaramente poi uno tira la coperta dove vuole, ma soprattutto dove l'esperienza lo ha portato, perché se io ho fatto esperienza di un cristianesimo oppressivo, dove avevo 12 anni, appena mi toccavo e andavo all'inferno, e allora chiaramente, se, come dicevano i miei amici a scuola, il cristianesimo serve per non fare sesso, allora è una brutta cosa, no? Vero Bertuzzi?
te che invece quando eri giovane no l'ho svegliato. È una curiosità, prego. Sì, l'orizzonte è questo. Cioè, non è, anche perché la teoresi come si intende, cioè la pura teoresi come si intende normalmente, vive molto di questo pregiudizio. Cioè, dopo ti lascio continuare, scusa, volevo solo specificare questo. Cioè, la pura teoresi è quella, non so se, cioè, vai a Bologna, quando la Picardi gli avevano dato filosofia teoretica, diceva, ma qua si parla di filosofia, non di metafisica, non di quello, non di quell'altro, rimaneva solo il suo sistemino di filosofia del linguaggio lungo così. Appunto. Esatto, no, lo so. Ma per dire, cioè, se parli con un bontadiniano stretto, cioè, ente, non ente, essere, non essere, principio di creazione, fai fatica a uscire da... È per quello che ti facevo questa domanda, perché... Certo. No, certo. Come dire, mi sembra appunto in questa introduzione, che ti ringrazio di aver fatto sul pensiero di Lippmann, che insomma l'orizzonte sia quello della, sì, teologico-politico, nel senso di una polemica forte verso quelli che sono gli esiti appunto secolari della modernità e soprattutto di un certo tipo di modernità, cioè che è quello del pensiero liberale. Certo. Ecco, la curiosità è questa. Nella ricostruzione che Milban fa, sia in maniera positiva o negativa rispetto a certe traduzioni, quanto è presente un teologo politico, possiamo chiamarlo così, qual è Carl Schmitt? Cioè, la riflessione di Schmitt è presente in questa ricostruzione del moderno in Milban, oppure sono, lo dico perché insomma i trascorsi appunto di Schmitt sono, sì, sì, sono curiosi da questo punto di vista. Certo. Per concludere il discorso che facevo prima era questo, cioè a mio parere la prospettiva aperta da Milbank è appunto una prospettiva di ricomposizione nell'unità dell'ampiezza del sapere teologico, cioè cerca di restituire chiaramente quei limiti dell'umano, lui ha, come tutti abbiamo delle preferenze, non possiamo occuparci di tutto, però di un pensiero teologico che risponde all'ampiezza di Tommaso, cioè. E la teologia di che cosa tratta? Tratta di Dio e di tutto ciò che trova in Dio la propria origine e il proprio fine, dal punto di vista di Dio. Quindi, per dire, ha l'ampiezza, no, dell'essere. Scusami se prego. Ma è proprio questo, cioè quello che mi interessava capire. Prima hai citato Amos Mumpensa. Sì. Oppure possiamo citare il solito Schmitt, no? Sì. Certo, la politica moderna sono concetti teologici secondo, certo, me, via discorso. Ecco, siccome vuole ricomporre l'unità, ecco, mi pare che dal punto di vista teoretico, insomma, ci possono essere delle forti perplessità, almeno da parte mia. Cioè il fatto che questa unità venga quasi postulata, cioè è un'opzione, allora si arriva a quello che i contadini dicevano, ci sono le differenze antropologiche, allora se il pensatore laico vuole essere appunto tale, è una sua opzione legittima, chi vuole invece considerare l'ambito politico in un ambito appunto più tradizionale, questa è pure un'opzione. Ecco, il pensiero di Milbank appunto, come dire, si riduce a questo, alla scelta opzionale, o insomma, no, la sua proposta intende essere radicale nel senso. No, allora, il discorso è questo. Allora, dal punto di vista di, per togliere Carl Schmitt. Carl Schmitt lui lo conosce, diciamo che più per tersoniano che schmittiano. Cioè, non so se la polemica, sei presente, la polemica che dà luogo alla teologia politica, è la grande polemica tra Schmitt e Peterson. E Peterson mostra come le considerazioni di Schmitt non sono valide in quanto tali, perché attribuisce al Dio cristiano una sorta di monarchianesimo eccessivo, lo considera un'unità indistinta eccessiva, trascurando il principio trinitario. Quindi
la Trinità non può essere principio di un assolutismo di un politico come lo immagina Peterson, quindi, e come lo immagina Schmitt, no? Per cui Milbank come sensibilità è più vicino a quella che viene chiamata una metafisica trinitaria, quindi a una presentazione dell'ente in quanto ente a partire dal insight trinitario. Già detto questo, il problema del fondamento come puro problema di ragione, cartesianamente inteso, non può più essere posto, perché non c'è un inizio del pensare. E il presupposto di Milbank è che siamo nella tradizione, cioè siamo all'interno di una storia. Per cui lui è antifondazionalista, cioè dice il fondazionalismo, che è un atto di ragione, che poi ti può aprire alla fede, è teologicamente un semipelagianesimo. Noi siamo nella storia e nella storia veniamo incontrati dalla grazia e ci disponiamo. Poi all'interno di questo incontro, sembro Giussani, e all'interno di questo incontro... io posso poi andare a ragionare con profitto, ma non posso dire, come la neoscolastica, anche milanese, più bella, in qualche modo faceva, risolviamo il problema di ragione, così dopo siamo liberi per la fede. Io sono in grado di, come si dice, posso togliere con la ragione gli ostacoli, alcuni ostacoli alla fede, ma il fondamento, trovare il fondamento che poi mi porta all'esistenza di Dio, nell'orizzonte milbanchiano non è così importante. Ma non è questo, cioè, per capirci, no? Dal punto di vista filosofico. Sì. Ma appunto mi interessava la questione, adesso non voglio rubare tanto. Tranquillo. Ma mi interessava appunto la questione, chiamiamola nuovamente teologico-politica, appunto perché come Schmitt, per Schmitt si poteva avere qualsiasi opzione politica, teologico-politica in testa, purché non il pensiero liberale, che è proprio una cosa miserabile. Allora, non è un'interpretazione mia, lo dice chiaramente, ma e siccome Milbank mi sembra che insomma la sua polemica sia appunto proprio sul versante storico, cioè di questa storia che... Lui l'affronta così, sì, sì. A partire da quel dualismo lì, allora si arriva a questo e noi ci inseriamo in questa fase storica. L'opzione, diciamo così, cattolica si può inserire come una proposta alta. Certo. Okay. Ecco, siccome c'è questo punto di contatto tra i due pensatori, perché Schmitt, pensiero liberale, no, dialettico, italiano, marxista, che va bene, poi ci sono i contro. No, ma per lui non va bene, perché adesso io ho insistito sulla parola, ma lui critica quattro forme della ragione occidentale secolare che secondo lui non funziona: la ragione liberale, la ragione dialettica, la ragione funzionalista e la ragione della differenza, cioè la ragione della differenza, insomma, pensiero della differenza. Sì, quello che Schmitt potrebbe chiamare qui sostanzialmente è il pensiero negativo. Cioè, quindi cioè non è solo il pensiero liberale, sono, diciamo, anche il marxismo, il legalismo, il sottoposto a dura critica. Ma adesso la più che è per quello che dicevo, la mia curiosità è appunto vedere i nessi che possono dare. Sì, sì. No, ma secondo me la differenza sta lì, cioè sta nel dibattito con Peterson. Cioè, mentre Schmitt pensa a Dio così come il pensiero moderno cattolico, Rahner dice, la Trinità non è in flusso nel pensiero teologico della modernità, lui non dice della modernità perché c'era dentro, non è in flusso nel pensiero teologico, inizia così il suo articolo sulla Trinità e il Mysterium Salutis. Cioè un pensiero che non ha, è una cosa strana, che i teologi si divertono, no, a fare tante cose strane, ma poi rimane lì, cioè non è in flusso. Quando noi andiamo a pensare, pensiamo all'ipsum esse subsistens, pensiamo a Dio, se va bene. Se no pensiamo al superente, cioè l'ente e l'entone, il superentone, no? Criticato poi da Heidegger e compagnia bella. Quindi, secondo me, Schmitt è figlio di quella concezione lì, cioè di una
di un Dedeo 1 che è quello che conta, poi c'è il Dedeo Trino che è per i mistici, ma a noi non ci interessa più di tanto. Invece il fatto che il Dio cristiano sia Trinità è decisivo e dirimente, soprattutto per le ricadute sociopolitiche. Tanto che Chesterton in Ortodossia dice non è bene che Dio sia solo, perché se Dio è solo arrivano i cosi beduini con le scimitarre, sicuro. Se è Trino possono arrivare i crociati, ma anche no. Allora la distinzione profonda da Smith la vedo lì. E poi la vedo soprattutto nel discorso che il discorso di Milbank non è meramente a cascata, non è la teoria della secolarizzazione classica, no? Cioè quello che abbiamo oggi nel moderno era il teologico depotenziato, Karl Löwit, eccetera. No, è frutto di una cattiva teologia. Cioè c'è una teologia fatta male che ha prodotto le condizioni di possibilità dell'invenzione del secolare. Quindi non è né la dottrina classica della secolarizzazione, ma neanche Blumenberg, che io lo chiamo il teorico dei funghi. Per Blumenberg la modernità secolare nasce come i funghi a partire dalla mancanza di altro. Poiché non ha più credibilità l'impianto cristiano, sorge il fungo della modernità, no, nemmeno quella. Il suo discorso è: signori tutti, dovete studiare teologia per capire qualcosa, perché tutto nasce da un inghippo teologico, anche la secolarizzazione, non da una semplice caduta, da un sedimento del teologico, ma dalla molteplicità di prospettive teologiche, alcune delle quali fallaci. Proprio su quelle fallaci viene fuori il vermiciattolo della modernità. Però il potrebbe essere d'accordo adesso, sì, sì. Finita, anche Smith, il quale appunto la solita dicotomia, che poi non è in verità una dicotomia perché qui si ha un'interpretazione, insomma, amico nemico, sì. Cioè lui arriva a questo concetto attraverso Gregorio di Nazianzo, perché insomma sì. Era di tutto, no? certo. Però sai che è lievemente strumentale, cioè quello che Milbank non condivide, non può condividere di Smith, di fatto è la deriva teocratico totalitarista, insomma, questo non, perché dice il teocraticismo e il totalitarismo è frutto della separazione di fede e ragione, non della loro unione. Quindi Smith, dal punto di vista di Milbank, è l'autenticazione di quel modello. In fondo sì, ancora è come Barth, cioè è uno che ha capito ma rimane moderno. Ha capito qualcosa ma rimane moderno, quindi ha bisogno di passare per De Lubac per diventare mio, per dire, cioè il discrimine veramente il pensiero di De Lubac. Quindi questo rapporto natura grazia che loro non possono risolvere, perché il problema non era stato posto, è stato posto nel 46. Quindi se, per poi dopo casomai è tutto fallace eccetera, però dico per capire un po' però mi interessa, perché qui Bontadiniani mi interessa questa cosa qua, cioè se il gesto fondazionale, cioè perché anch'io ci sono rimasto male quando ho visto, no, che Milbank rinuncia alla fondazione, io che vengo da Barzaglio, no, piangevo lacrime amare, no, perché figurati con Giuseppe, no. Poi dopo poi con la mediazione di Tommaso si riesce, cioè sai meglio di me perché ci hai fatto la tesi, cioè il passaggio, no, di Bontadini attraverso la modernità, il superamento anche di certe. Quindi bisogna vedere se questo gesto fondazionale in realtà non sia un'esigenza del colloquio con la modernità. E se si può salvare la ragione nella sua pretesa, cioè lui ha scritto, quando ha fatto il convegno a Roma, Radical Orthodoxy, ha ripreso Benedetto, The Grandeur of Reason, si chiama, cioè quindi non voglio togliere nulla alla ragione, proprio perché è partecipazione di Dio, cioè è partecipazione della scienza dei, Dio si conosce, la nostra ragione in radice è partecipazione dell'autoconoscenza di Dio, non quanto ai contenuti quanto all'atto. Per cui non togli niente alla ragione, cioè la ragione ci dice che siamo chiamati alla divinizzazione, per cui non toglie niente alla sua potenza. Però è questo aspetto fondazionale che mi lascia
E lui dice no, il fondazionalismo è moderno, è cartesiano. E no, nasce da quelle pretese, da quelle premesse lì. Piuttosto, molto perplesso. Sì, sì, certo, ma perché il filosofo, no? No, non è una differenza, non è una differenza antropologica, bisogna vedere, cioè, l'esigenza di, cioè, se è un'esigenza della ragione, insomma, partire da zero o no. È un'opzione o no? No, perché è un'opzione? Perché se nel momento in cui... Se tu non ragioni metafisicamente, come fai a salvare la partecipazione? Sei fuori. Cioè, non, se il plesso è la partecipazione, se la teologia stessa si esprime per essere compiuta, secondo Milbank, come partecipazione, solo la teologia oltrepassa e salva la metafisica, ma in senso heideggeriano, oltrepassa, cioè come chiusura immanentistica, come Severino, gli enti eterni che non hanno una scaturigine, non sono creati, no? Eccetera, eccetera, e non hanno questa dipendenza radicale nell'essere, bisogna sempre rigorizzare, quindi io sulla rigorizzazione taglio ogni tanto, ma c'è chi piace fare questo, glielo lascio fare, anzi sono ammirato, però non è assolutamente un'opzione, cioè chi vuol pensare correttamente, se vogliamo metterla così, non può che essere metafisico. Ma non metafisico nel senso secolare, dice Milbank, perché se no ragionerà anche correttamente per quanto riguarda le formule astratte, ma non capisce niente della realtà, è puro logico, puro asino, ma è, come si dice, questa metafisica deve essere necessariamente all'interno della prospettiva religiosa e quella cristiana. Quindi, perché è teologo, cioè lui parte da lì, quindi non... però non è che sia opzione, cioè non è che lui dice io prescindo dalla metafisica e va bene lo stesso, l'importante è che sei cristiano. Ma quando ho detto cioè, se è opzione o meno, cioè, non intendevo dire che Milbank ne fa meno, no, è evidente quello che cioè opzione nel senso qui magari estremizzo un po', vai. Perché così ci capiamo, certo. se non si pone a tema il fondamento, ho paura che la metafisica sì, quello che dice lui è che... E se lui poi dopo, incastona tutto il suo discorso, insomma, teologico all'interno di quello che poi lui gli interessa di più, cioè che lo scopo politico, mi sembra che poi dopo anche le opzioni politiche, se poggiano su un'opzione metafisica, si rivela che certo. Allora il pensatore liberale... No, il problema è che se tu poni a tema il fondamento, non pensi a partire dal fondamento, ma sei alla ricerca del fondamento. Cioè lui non è alla ricerca del fondamento, ce l'ha, sorge dal fondamento, per cui non si pone il problema del fondamento, non fa la mossa ritiene mentre l'anno scolastico è tutta sulla questione seconda di Tommaso, se Dio esiste, prove, no? Anche a Berkeley mi hanno bombardato di prove che inutili dell'esistenza di Dio, lui dice, poiché l'uomo è desiderio di Dio, io non ho bisogno di tematizzarlo nel senso che o penso da lì o penso male. Quindi... Non mi metto a discutere dell'aria che respiro, non so come dire, non... Cioè, quindi è un orizzonte totalmente storico. No, storico, dove il pensiero metafisico non chiede ragione di sé autoreferenzialmente, si esplicita, cioè non sta lì a dire si può essere metafisici o no, siamo metafisici, come dire l'uomo può essere uomo o no, cioè, non so come dire. Lo siamo, non abbiamo il problema della metafisica. C'è una cattiva metafisica, c'è una buona metafisica. E chi fa una cattiva metafisica non dice la parola, ce l'ha contro, eccetera, in realtà delle premesse metafisicamente fondate o infondate, quello che è, che operano. Cioè,
non si può non essere teologi, nel senso che anche il filosofo che ce l'ha con la teologia, prescinde dalla teologia, cioè procede da un sì, perché se tu capisci l'uomo, sai che l'uomo è a immagine di Dio, quindi dire uomo, dire Dio è la stessa cosa. Cioè, invece dire io vivo nell'esperienza, devo arrivare alla cosa metempirica, devo costruire, cioè è un processo di coscientizzazione di qualcosa che può essere utile pedagogicamente, ma se lo poniamo come oggetto della discussione e ci dividiamo tra metafisici e non metafisici, dice lui, è un gioco accademico, non è la realtà. Cioè, quindi il problema sarà più che altro quello di sviluppare un pensiero che abbia la persuasività maggiore, che possa convincere più di un altro, non dimostrare, perché su queste cose. Certo. No, vabbè, ma non è, ma io, no, ma no, perché se si tutte queste questioni, insomma, sì, cioè, divenire contraddizioni tra metafisica e se sono Dio creatore, che sia un gioco accademico. No, se sono, no, aspetta. Se sono le premesse per un discorso di fede, dice Milman, non, cioè, il discorso di Bontadini vuol salvare la religione facendo il suo discorso filosofico. Dice, nell'attuale contesto non tiene, quindi non cioè questo è il discorso, cioè, non è che c'è il filosofo poi c'è il teologo, cioè, la contestazione è il duplex ord, semplicemente questo, non c'è prima la filosofia poi c'è la teologia, devi fondare la filosofia, devi dire prima c'è Dio, devi esplicitare tutto quello che c'è, cioè non so come. Oppure dimostri che devi stare da quella parte lì? Oppure dimostri. Oppure dimostri, siamo a posto. Sì. Un carattere che non sia opzionale. Io voglio togliere la dimostrazione. Perché io, quello secondo me, il progetto del razionalismo moderno, neoscolastico, è morto. Ma ecco, vedi, perché la ragione è quella roba lì, è l'autofondazione di se stessa, e io non è la ragione per me, la ragione serve per vivere. Possiamo lì. No, ma lo so, ma era inevitabile. No, giusto per stabilire. Sì, no, ma è la questione. Non... Prego. Avevo sentito, mi sembrava che ci fossero delle altre domande. Certo. Da dietro, mi sono sbagliato. Allora che ho interrotto? No, ma adesso continuiamo a pranzo perché manca 5 minuti. No, c'è lo spazio per un'altra. Velocissima. Se la faccio io, quindi ho fregato Mattia, così. Ma te voglio fare breve. Sì, vai tranquillo. Ti dico due cose che mi hanno lasciato perplesso di questo discorso qua. Vai. Una è più teoretica, cioè quando a un certo punto hai detto che per Milba che c'è, la distinzione tra ragione e fede è l'intensità d'essere sostanzialmente. Ecco, questo mi ha lasciato un po' più perplesso, perché secondo me in Tommaso, chiaro che c'è la partecipazione, ma c'è anche la forma, in quanto tale distingue gli ordini, altrimenti vai, secondo me, in una prospettiva anche metafisica di continuità dell'essere che va proprio attraverso, in qualche modo, verso il monismo. Cioè, dire è stato forte quello che no, infatti, ma c'è distinzione di intensità e non di qualità, mi sembra un po' pesante. Voi ti volevo chiedere questo, perché riprende poi anche il passaggio di Mattia, cioè, ma scusa, lui sta riproponendo Tommaso, che chiaramente se uno legge Tommaso, i testi di Tommaso, cioè è evidente che è un teologo Tommaso, ma
forse neanche nel dente d'essenza, forse ecco, lì magari è molto logica la certo, cosa metafisica, certo. Però è chiaro che Tommaso quando parla delle nomine parla di teologia, certo. Cioè ti viene fuori da tutte le parti, non esiste Tommaso puramente filosofo, però secondo me è anche vero che Tommaso scriveva in un contesto che e insegnava, studiava in un contesto che era veramente quanto di più lontano possibile sia dalla situazione attuale, cioè era una società cristiana. Certo. Cioè, quindi mi lascio un po' perplesso di dire, ok, Tommaso faceva così, allora facciamo così, perché siamo in un momento di kairos per cui bisogna scegliere se stare a destra o a sinistra, in alto, in basso, insomma. E secondo me questo deve averla considerata minima, cioè è vero che Tommaso è teologo, è anche vero che scriveva nell'ebreo. No, ma... Cioè... Quindi non so se oggi ci fosse Tommaso, che era un'ipotesi sì, di Carlo, vabbè, certo. Cosa farebbe? Potessi parlare 5 minuti. Se potessi parlare 5 minuti, allora volevo dire nella nota quando spiego il discorso di intensità metto in nota il discorso di Barzaghi, no? Che fede e ragione sono lo stesso, per dire, quindi no ma per dire dopo poi dico non è che c'è la sua lingua questa idea, cioè dopo si va poi a vedere eccetera, non la modalità di esercizio quanto in radice, vabbè. Però l'alternativa, per io non sto parlando per l'uomo naturale, concettuale, che si trova ad esistere senza storia, senza radici, senza memoria e deve ricostruire da zero l'orizzonte che ha distrutto, principiando lui, perché è lui l'inizio, perché la summa non è fatta così, Se uno inizia, il De Homine inizia partendo da robe che gli studenti dicono scusa ma dov'è che si inizia? Cioè perché inizia da qua che non è l'inizio? Perché la realtà non è, tu non è che inizi tutte le volte dall'inizio, sei iniziato, cioè non, inevitabilmente, e l'ermeneutica grazie a Dio ce l'ha insegnato. Allora, l'alternativa per l'uomo reale qual è? È quella di dire che il laico è il modello d'uomo. Poi arriva per chi può la fede e chi per non può no. Ma dove l'uomo, per rimanere all'uomo per capirci meglio, è la natura, non è senza la, cioè di per sé l'uomo è senza la fede. Allora, questo discorso qua rende, ed è il discorso di Lubac che anima poi tutto il discorso di... Cioè l'autore decisivo è De Lubac, anche per quanto riguarda il modo di far filosofia... Sai che De Lubac è stato molto più di Maritain, cioè la filosofia cristiana per lui è un lemma importantissimo. Perché o filosofeggi nella luce di una relazione, se no... Okay. Allora, o parli l'uomo naturale oppure accetti che da cristiano questa sia la prospettiva di pienezza. Poi tutte le gradazioni possibili almeno sono legittime. Allora, come mi pongo? Dal punto di vista strategico, non sto parlando dal punto di vista della costruzione di un edificio teorico. Mi pongo dal punto di vista di colui che annuncia la pienezza, poi ognuno accoglierà come può, oppure mi pongo dal punto di vista di quello che non ci crede, cioè diciamo così banalmente, no? Non ci crede ma ragiona e se riesco a dimostrare a quello che la sua posizione è contraddittoria, allora casomai gli altri si rafforzano. E qua sì che sono, da questo punto di vista, sono strategie di evangelizzazione e di annuncio. Però il problema sta nel fatto, secondo me teorico invece, di come si concepisce l'uomo. Cioè, e come si concepisce l'uomo, se io do all'uomo indifferenziato la possibilità di porre l'inizio, il discorso alla grazia sarà sempre sì,
la ciliegina sulla torta, sarà sempre opzionale, perché lui ti costruisce il tuo edificio, poi dice: ah, c'è anche quello. Invece la sfida è che non si può fare filosofia piena, non si può fare economia piena, non si può fare psicologia piena, non si può fare sociologia piena, medicina piena, senza la grazia. Cioè, è un tentativo di riportare la teologia come scienza rectrix. Quindi la filosofia ritorna nel suo ruolo ancillare. Il filosofo mi presenta: ciao, io sono il filosofo, un sapere compiuto, ma tu sei un maestro delle arti, servi a me per articolare sempre meglio il mio discorso, ma da solo non esiste, tanto che a Oxford non c'è manco la facoltà di filosofia, per dire, perché la filosofia è l'organo, non è un sapere, il sapere è il teologo, perché da quando c'è il cristianesimo la sofia si è rivelata e si chiama Gesù. Invece se tu mi hai la pretesa di farmi in qualsiasi edificio filosofico che non sia formale, Giuseppe distingue tra intero formale e intero materiale, dice l'intero materiale è il teologico, hai bisogno della rivelazione per pensarlo, al massimo è un intero formale, la struttura, dice, io mi occupo delle ossa, dice, ma è molto più interessante la carne, dice, cioè, io mi occupo del minimo, che è fondamentale, perché se sbagli a capire quella roba lì, dici delle boiate. Però mi occupo del minimale. E il minimale non è autoconsistente, non può darsi da sé. Si dà da sé solo in una prospettiva secolare, tanto che non esiste al di fuori dell'Occidente la filosofia. Oh, è un discorso, l'ho detto subito, da teologo. Sì, certo. E quindi il discorso di Tommaso, eccetera. Lui dice, il teologo si fa veramente il suo mestiere, prende veramente la rivelazione sul sé, eccetera, 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 secondo lui arriva a queste... Altrimenti hai un modello molinista del 50-50, dove Dio deve fare i conti con l'uomo, allora un po' mette l'uomo, un po' mette Dio, ci viene un ponte, un mischione, che non... invece si lavora così. Allora, a partire da questa prospettiva, penso che dopo si ricongiungano i fili, però, ripeto, è difficile in un'ora presentare gli andamenti di un ragionamento che non è nemmeno costruito in maniera rigorosamente logica, ma per intuizioni e per squarci, anche perché, cioè, ci vuole semplicemente dire che quello che noi riteniamo naturale è costruito. Cioè, noi pensiamo che l'uomo naturale sia l'uomo laico, immediatamente, se non ci stiamo a riflettere. Chi è l'uomo naturale? Quello che va in bagno, quello che si alza, quello che crede, ma dipende se crede o non crede. È fatto per la fede, dipende. E lui dice, no, questa roba qua è una costruzione. Perché l'uomo si è sempre concepito religioso, la filosofia è nata all'interno della religione come esigenza contemplativa. Quindi l'uomo è necessariamente religioso, perché è così. Allora, se io riprendo questa prospettiva, che è più blondelliana, più, cioè, se volete, quindi bullubacchiana, eccetera, non è quella della deoscolastica, ovviamente, assolutamente, e ho anche delle possibilità diverse. Se no, io la difficoltà, e la denuncio, nell'ambiente tomista che ho trovato neoscolastico, è quella che tutta la fine tira e molla, si riduce all'esistenza o meno di Dio. E mi sono stancato, perché io posso dimostrare al Signore tutto quello che voglio, ma sono altri modi con cui lui per dire, lui si rivolge, poi l'ho presa come esponente. No, certo. Ma sa, laico oggi è per lo più alla scalfa, capisci? No? Se laico è un membro battezzato, sì, no, perché io, nel mio lessico, laico è un membro battezzato del popolo di Dio. Quindi il discorso è un po' questo qua. Cioè, allora, la problematica è questa, cioè la filosofia ha la possibilità di porsi come interlocutore compiuto, che sta in piedi, eccetera. Io posso fare solo il filosofo e arrivare da qualche parte?